Buongiorno a tutti. Stamattina mi sono svegliata, ho fatto un po' di soffritto da mangiare, mi sono fatta la doccia e poi ho cominciato le mie pulizie. Prima di tutto apro tutte le finestre dappertutto, pulisco tutti i davanzali. Poi tiro su tutti i tappeti, sbatto un pochettino, c'è uno che mi guarda, non fateci caso, è un ragazzo così. Poi incomincio a dare l'aspirapolvere dappertutto, aspiro dappertutto. Non so se si vede quanta polvere c'è in tutti i capelli. È sporchissimo, ragazzi. Questa settimana sono riuscita a pulire pochissimo la mia casa. Sposto anche i divani, sia in sala che anche in cameretta. Poi ho spostato anche il letto da darci dietro. L'aspirapolvere anche sotto la lavatrice perché anche lì c'è un casino. Poi preparo una vaccinella con acqua calda, ho messo un po' di ammorbidente e vado a spolverare dappertutto. Giustamente questo video vi faccio vedere pezzettini perché sennò diventa lunghissimo. Cerco sempre di tagliare tantissimo, però i miei video sono lunghissimi, ragazze. Non so come mai, ma non riesco a fare un video corto. Spolvero anche il quadro che c'è sopra, anche lì c'è pieno di polvere. Comunque ho notato che è ammorbidente veramente antistatico perché si accumula un po' meno polvere. C'è sempre la polvere, però si accumula molto meno. Io ho messo dentro una vaccinella ammorbidente, però possiamo fare anche uno spruzzino volendo, se uno è più comodo. Cioè, facciamo spruzzino l'acqua e un po' di ammorbidente e si pulisce bene, non c'è bisogno di comprare altri spruzzini.
Giustamente, se lo avete a casa e lo usate, siccome io l'ho comprato per sbaglio, cioè lo finisco, ecco, però se voi lo usate potete usare come antistatico. Poi cambio anche l'acqua perché c'era un bel po' di polvere. Poi continuo a spolverare. Ho cambiato l'acqua anche se non ve l'ho fatto vedere. Vi voglio far vedere la mia pianta. Fatto da quando l'ho portata a casa. Questa aloe, guardate. Mi ricorda sempre mia nonna aloe, non so perché. Adesso quei pezzi qua, se mai li taglio. Mia nonna mi faceva mangiare aloe con miele quando avevo il tosse, ragazze. Ecco perché mi ricordo mia nonna. Poi continuo a spolverare tutto. Qua in angolo, vicino alla stufa, ecco, qua si accumula la polvere. Qua ho dovuto spolverare un po' di più. Ho tutti questi oggetti qua, che tra l'altro preferisco avere pochi oggetti in casa, che devo spostare meno roba, faccio prima anche a pulire. Però adesso, giustamente per le feste, c'è un po' di cosine qua. Poi mi metto a spolverare anche le sedie, che adesso vi faccio vedere. Questi cuscini qua sono natalizi, però a me non piacciono questi cuscini qua, sono scomodissimi con i nastrini così, perché quando ti devi sedere li devi sempre spostare. Ecco, io ormai sono abituata con quelle che non si spostano neanche. Vabbè, per queste feste qua le tengo ancora, però non vedo l'ora di tirarli via. Poi mi preparo un secchio d'acqua con un po' di questo detergente qua, che tra l'altro è finito. E poi vado a lavare per terra. Ah, dimenticavo, prima di incominciare a pulire per terra ho dato una pulita alla spalliera del letto lì dietro, tanto il panno e l'acqua è pulita, e dopo invece passo ai pavimenti. Qualcuno giustamente può dire: ma perché tu passi prima aspirapolvere e dopo pulisci, no? Perché andrebbe da su a giù, però a me piace così. Anche perché io dopo, quando ho passato l'aspirapolvere, vado, siccome uso tantissima l'acqua, ecco, anche a spolverare così,
vanno tutte le gocce, dopo a passare con l'aspirapolvere e viene tutto un casino. Guardate quanta polvere che c'è. Passo anche batiscopa così. E lavo anche dietro il letto. Lavo così, però ragazze, sì, se qualcuno è scomodo, giustamente prendete una scopa, ecco. Io ogni tanto faccio così. Lavo tutto con il spazzettone, mio solito modo, ecco. Poi ragazzi, ogni tanto mi faccio anche la torcia. Scusate, ma mi scappa da ridere. Prima di lavare i pavimenti in sala, pulisco anche il tavolo con Ajax, il mio preferito, ormai lo sapete. Quello lì non lo abbandono. Secondo me è più buono. Poi giustamente ognuno ha i suoi gusti, però a me non mi lascia loni. L'unico che non mi lascia loni. Poi cambio l'acqua perché l'acqua era sporca ormai. E dopo passo a pulire il bagno.
Ragazze, vi dico un'altra volta, guardate, questo mi piace tantissimo. Questo qua bagno disinfettante, veramente buonissimo. Come profumo, non ho mai sentito un profumo così buono. Poi pulisco anche la lavatrice con lo stesso spruzzino. Poi alla fine pulisco anche i pavimenti. Guardate quanto sono sporchi. Dietro la lavatrice si sporca sempre. Allora ogni tanto bisogna pulirlo, ecco. Pulisco anche la lavatrice. Non dentro ma da fuori. Ah, poi sono andata a recuperare un altro detersivo per i pavimenti che c'avevo giù in garage. Cambio l'acqua perché mi è rimasta da pulire i pavimenti del bagno e anche quello di cucina, che lo faccio dopo. Intanto pulisco la vasca con Via Cal. E poi asciugo sempre con un panno in microfibra. Poi pulisco tutti gli oggetti che ce l'ho in bagno, tipo questo portasapone, porta dentifricio, tutte queste cose qua, sempre con la spugnetta che era piena di Via Cal e pulisco tutto e poi passo a pulire anche il lavandino, anche il mobile sempre con Via Cal. Poi pulisco a modo anche il bidet, pulisco con Via Cal.
E poi dopo pulirò intorno al bidet anche il bagno, pulisco sempre con Citrosil, quel disinfettante, la citronella, Citrosil l'avevo detto. Sto parlando, ragazzi, mentre registro questo video qua e ogni tanto mi perdo. Non so se vi piace se uno parla nei video, se no ditemi qualcosa che parlerò meno, ecco.
Poi alla fine, ragazze, pulisco i pavimenti lì di dietro perché con il spazzatoio non si arriva benissimo all'angolo così. Allora preferisco pulire così in ginocchio che tiro su tutto, ecco, pulisco molto meglio. So che è un modo un po' bizzarro, però così si pulisce molto bene. Poi pulisco anche la doccia, sempre con ViaCal. E poi alla fine ho deciso di pulire così tutto in ginocchio, tutto il bagno, ecco. Così ho tirato fuori tutti i peli, i pelucchi e tutto quanto. Tirato su tutto. Poi giustamente non mi sono dimenticata degli specchi, ho pulito anche quelli sempre con Ajax. Poi ho rimesso i tappetini puliti e quegli altri li metto a lavare. Poi nel frattempo è arrivata ora di pranzo, che ho fatto il pranzo, dopo mi sono messa a lavare i pavimenti in cucina, anche perché dovevo scappare subito perché dovevo andare anche a fare la spesa. Spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Ciao ciao a tutti!